Vigilia carica di aspettative a Barcellona al Nou Camp, dove mercoledì sera si svolgerà l'attesa gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League tra il Barcellona e la Juventus. Entrambe arrivano a questo confronto in situazioni differenti. La Juventus, che attualmente è in testa al campionato italiano di Serie A e che reduce dalla bella vittoria ottenuta contro il Pescara con il punteggio di 2-0, cerca di fare tesoro del risultato conseguito all'andata, vittoria per 3-0, ma non sarà facile contro il Barcellona che, ripresosi in campionato spagnolo, vuole puntare a una clamorosa remontata, così come era avvenuto nel precedente turno contro il Paris Saint-Germain. Ricordiamo che all'andata i Transalpini vinsero e poi al ritorno furono sconfitti con un severo 6-1. L'ipotesi dunque non è tramontata per gli azulgrana che puntano ancora alle semifinali. In casa bianconera ci sono novità importanti. Paolo Dybala si è allenato con i compagni di squadra e quindi non è escluso che possa scendere in campo dal primo minuto. Intanto è stato designato il direttore di gara del quarto di finale in programma al Nou Camp. Mercoledì sarà l'olandese Kuipers. Mimmo Siena, Speciale News.